Miau, 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 miau. Miau. Miau, 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 miau. Miau. Oggi video gattino. Oggi video gattastico. Gli animati. Opa. Proprio come nella serie della casa delle bambole di Gabby Matti, ho preparato una cassetta della posta. Miau, miau. Vediamo cosa c'è dentro. Curiosona. Non c'è niente, vuota e spenta. Prima devi fare il suono, Matti. Miau, miau, miau. Ma che brava. Si è accesa. Funziona. Guarda, arriva la scatola gattina, Mati! Mati, apri, apri! Apri, apri! Ecco! Il suono era fondamentale! Allora, che c'è scritto in questa scatolina? Mati! Apri, apri! È proprio per te, allora, mi sa. Vediamo che indizio c'è oggi. Un bigliettino. Gattino, anche questo. Come le orecchie. Un biglietto con le orecchie. È un biglietto gatto? Che cos'è, Mati? È la mia camera. Fai vedere? Mi sa di sì. Che dici? Andiamo su in camera? Ci vorrebbe il gatto ascensore. Non sarebbe male, come nella casa delle bambole di Gabby. Ah, andiamo. Eccoci che c'è la tua cameretta, Mati. No! Oh, ma quelle sono proprio le orecchiette di Gabby. Quelle che servono per entrare nella casa di Gabby. Vediamo se Mati si ricorda come si fa. Un pizzico a sinistra e poi una destra. Con Penny Panda la festa è vostra! Andiamo a sbirciare. Sbircia, sbircia. C'è qua? Oh mamma, la casa delle bambole di Gabby! È proprio lei! Ma prima di unboxarla, ragazzi, facciamo il giro di scatola! Io userò solo questa. Ah, lo scivolo! Ma io apro invece. È bello perché ci arrivano le sorprese, attenzione! Aiuto, aiuto! 60 centimetri di casa! Wow! Da giocare? È puccioso gattino! Ah, che bello! Guarda, guarda la maschera gatta! Con l'asino che esce fuori. Oh, il tuo amato gatto ascensore. Guardici. Arrivano. Qua servono le batterie. Eccole qua. 3A non incluse la... Oh, hai trovato Gabby e Penny Panda. Vediamoli quanto sono pucciosi. Adesso mettiamo i 6 fondali delle 6 stanze. E guardate la precisione. Dall'altra parte ci sono le future finestre. E qui c'è Siregatta. Ma c'è anche Cushy Gatta, che pucciosissima. E DJ Catnip. Catnip. Provate a dire Catnip. 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 È nella stanza della musica e fa cantare e ballare tutti. Guarda che carino, la porticina si apre. Oh, ma sono carinissimi dei coniglietti. Come Trilli. Poi c'è anche, c'è Baby Scatola. Sì, eccola qua, lei è Baby Scatola. Adesso mettiamo i ripiani, ossia i pavimenti delle stanze. Guarda, arrivo, cosa qua. Arrivo. Il micino vaterino. Che bello, tiri l'acqua tirando la coda. E ovviamente per pulirsi c'è la carta gatta, immancabile. Ta-da. Passami lo spillone, papà. Eccolo. Anche a me lo spillone, uno papà. Uno spillone a destra, uno a sinistra. E le finestre sono pronte per far festa. Grande infilata di coppia. Spillone di coppia. E adesso la casa può essere chiusa. Prima di qua e poi di là. Ma che meraviglia. Ragazzi. Gabby. Mettiamo i pavimenti anche di qua. E di qua. E adesso orecchie di coppia! Prova. Miau. Forte, così possiamo giocare anche lì. La finestra, aspetta. Dove vanno? Dove vanno? È vero, ce l'avevamo dimenticati. Va questa. Bella. E l'altra rimane aperta. Con questo buchino infilo Gabby nel gatto ascensore. Adesso la facciamo salire. Poi ogni piano, vedete, questo buchino permette di avere un piccolo controllo. Cioè ti sei accorto quando arrivi lì, clic, che sei giunto al piano. Forza, saliamo! Forza, saliamo! Eccola qui! E finalmente lo scivolo! Vai, adesso puoi scivolare tutto il giorno! Che bello, facendo scendere le gatto scatole. Adesso decoriamo il tavolo già in cucina, dove c'è anche dolcetto. E qua la stanza preferita di papà, mi sa. Sì, perché c'è Siregatta. Il lavandino e il mitico water. Ma io adoro le scienze termali. E qua lo scivolo. Contatto di tendina, adorabile. La stanza dei giochi. E la stanza dei lavoretti creativi. Fai da te creativa. Ma anch'io posso salire. Vai, Penny Panda, sali. Uno. Ciao. Due. Ciao. Quasi quasi mi fermo qua a giocare. Scivola. Woohoo! Guarda che bello che c'è la luce naturale che entra. Sì. Effetto spaziale. Ci sono due paccugatti. Wow, questo sì che è un suono che ne attiva ben due. Andiamo allo scivolo. Si inserisce il paccugatto.
Si schiaccia il cuoricino e il pacco gatto scende e ci rivela miam. Oh, dei biscogatti adorabili e pucciosi. Mettiamoli in cucina. Questo. Vediamo cosa ha questo pacco gatto per me. Cuoricino. Un QR code con una macchina fotografica. La mettiamo nella camera dei giochi. E un videogioco. Un controller. E se voi scaricate l'applicazione della... Cosa fai? Ma è adorabile. Della casa delle bambole di Gabby. Qua in basso trovate... Tra i tanti proprio... giochini, è veramente carina, scusa Ale, ma si possono scegliere poi gli sfondi, si possono ottenere giocando. E sì, c'è anche il lettore, esatto, di QR code. Sbloccato! Vai! Andiamo a cercare in una stanza. Eccoli! In ogni pacco troviamo delle attività, ovvero dei piccoli giochi da fare. Posso aggiungere, posso togliere. Ah, e cambiare gli strumenti. Triangolino che non è a forma di triangolo. È il gatto triangolo. Dagli tamburo. Sì, addio. Ti consiglia anche di abbinare a ogni personaggio uno strumento. E se sblocchi e si abbini, un pacco gatto, ecco il mitico scivolo. La cassetta della posta, miau miau. Pacco gatto sorpresa, da aprire subito. Otteniamo uno sfondo da inserire poi nella nostra collezione sull'app. E per festeggiare, Mati, attacco a braccio! Oltre all'attacco a braccio di Pandy Panda, cosa succede di solito anche all'inizio delle avventure, quando lei rimpicciolisce? Che Pandy Panda... si nasconde, non c'è? Esatto. Anche qui ci sono delle cose nascoste nella tua cameretta. Tu entrando non ti sei accorta. Prova a cercare. Ma perché vanno tutti sempre a sbirciare sotto il letto? Vai, vai a vedere. Sotto il letto? Sì, sì, ci sono cose anche sotto il letto. Cosa hai trovato? Wow! Cos'è? Ha trovato wow! La... Ah! Il dolcetto! Bravissima! Wow. Questo perché già questa casa è gattastica, ma se volete farla diventare ancora più gattastica, ci sono degli add-on che potete letteralmente aggiungere alla casa. Quindi questo piano, con anche dolcetto personaggio, lo potremo aggiungere alla casa delle bambole di Gabby. Ma guarda, si preme il cupcake! È tutto adorabilmente gattino! Oh, il frigo si apre anche... veramente ed è già pieno! È già pieno di cose gattastiche! Dolcetto è molto buono. Sì, viene voglia di assaggiarlo. Anche perché è pieno di zuccherini. È molto carino. La mamma sta già preparando il fondale. Tutto. C'è anche la porticina. Zuccherini per tutti. Zuccherini per tutti. Ciambelle. Qualcuno ha parlato di ciambelle? Scusa. No. Chi si sta mangiando? Mati, ti stai mangiando tutte le mie ciambelle. Ecco, ti lascio il resto. Grazie. Cos'è rimasto nel frigatto? Niente. No, il mio frigatto. In realtà il frigatto è mio. Ti regalo questa. Oh, una torta gatta. L'ho trovato nella scatola. Ecco uno di acce... E nell'altra cosa c'era? Ma che meraviglia. Ma è troppo pucci. È carinissima. Guardate i dettagli visti da vicino. Ma sapete una cosa? L'hai trovato, Mati? Il cappello da chef. Mitico. E secondo me... può stare anche a Gabby? No, guardate, no, una secondo cosa. Me è per dolcetto. Ma che forza! No, dolcetto può andare su una torta e attacca. Girare e ballare. Puoi mettergli anche il cappello da chef. Aspetta, tu stai leggendo le istruzioni. Certo. Dobbiamo guardarle al volo, Ale, perché adesso sì. Giochiamo dal vivo. Tieni anche il cappello. Guarda la precisione della finestra, Non ci credo. Si fa, scusa. Adesso la inserisci. Esatto. Noi la vediamo scorrere. Ta-da! Oh, bellissimo. Inserita. Qui c'è anche la porticina. Dimmi, Mati. Sono una gatto scatola, un dolcetto all'interno. Oh, chi lo trova se lo tiene. Sì. Ma è fantastico. Posso iniziare io? Sì. Va bene. Allora, meglio. Secondo me è quella rossa. Vai, no. Vai, vai. Incredibile! Al primo colpo! Fortunello! Epico! Dammi facciamo questi. Facciamo un'altra manche. Non tu è dici? Che ci sono altre cose nascoste? Cupcake oltre ai dolcetti? Adesso, ragazzi, sì? Facciamo qual è l'unica scatola che non contiene niente. Guarda che la distraggo. Questo qua. Vedremo. Non ci posso credere. No! Tocca a me, ragazzi. Allora, vediamo, quello poi. Vicino, questo viola. Prova a vedere. Com'è andata? Ma dai! Incredibile! Sono il campione! Caro campione, ti faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Che le stanzette, sì, con tutti gli accessori, sì, sono perfettamente, no, chiudibili nella casa. È resta tutto in ordine. Tutto in ordine, personaggi, accessori. Ogni volta che aprite la casa, schiacciate il cuoricino. E fate ma partire. Ma adesso c'è una stanza? Ma se tu sei brava a cercare, forse anche sì. Cerca, cerca! Ale, forza, attacchi a bracci per distrarla. Vai, vai, vai. Attacco braccio! Ottimo sistema per distrarre. Attacco braccio! Attacco braccio! Ci sono solo vestiti. Io tra l'altro da qua lo vedo. Dov'è, dov'è?
Attacco braccio! Dove sei? L'hai trovato? Mitica! Cusci gatta! Oh, una delle bello. Più morbide Gabby gattine che ci sono nella serie. Giro di scatola! Dov'è Gabby? Si vedono delle orecchie. Ok, mi avete scoperto. Ragazzi, qui ci sono due nuove scatole, mammi! Con dentro magari anche degli accessori. O dei codici. Oltre al QR code che andiamo a giocare nell'applicazione. Cosa c'è lì dentro? Libro. E poi, e dov'è Cusci gatta, ragazzi? È carinissima. Ragazzi, datemi un attimo Cusci gatta. Cosa hai trovato nell'altra scatolina delle sorprese? Non possiamo guardare, oscuriamo. Illuminiamo dalla parte di Ale. Dove abbiamo trovato? Guardate il lettino. Innanzitutto il gattino, quindi è posso bellissimo. Posso andare a dormire? No! No! La mascherina gatta! È la maschera gatta! Adorabilissima! Sta bene anche a te, Mati. Però non ti fa molta ombra. Schiacciando qua sopra... No! Si rivela... Dormo. Il fondo che no, cambia. No, sono troppo grande. Sì, certo. Camera da letto, vicino camera da letto. Aspetta, ma dobbiamo arredare. Certo. È accoppiata. C'è anche lo specchio. Anche la bajoure. Gattino, ovviamente. Non aprite questa porta, perché sennò vi manda fuori. Cosa ha detto il cerchietto, Mate? Che c'è un'altra scatola, secondo me. Ma come ha fatto a indovinare? È già andata oltre, cioè, hai capito? Hai visto troppe puntate della serie. Allora, cerca. Vestiti o metodi no. L'ho nascosta bene. Mi sono fatto consigliare da Birba Gatto. No, qui abbiamo i costumi, qui abbiamo i pigiami, qui abbiamo, stiamo facendo l'home tour. Acqua. Anzi, più fiaccio miau, più siamo nella zona, ok? Ok. No, mi sa che non sei nella zona giusta, eh. Miau. Sotto il comodino. Miau. Io non sento nessun miau, silenzio. Miau. Siregatta. Il giro di Siregatta. Io sono super felice perché adoro la scienza termale. Guarda la vasca da bagno che pucciosa. Anche lo spruzzino alle orecchiette. E quel meccanismo? L'ho visto e... Ah, può salire l'acqua e la schiuma. Poi ci mettiamo, guardate quanto è pucciosa Siregatta. Sì, è la mia preferita, l'avete Scusate, capito. Scusate, ma devo farvi vedere la porta. No. Ed è tutta gommosetta. Bello. La inserisco qua. Anche lei ti saluta dalla finestra. Certo. Oh, c'è stato un piccolo... Ecco. Ma che la forza. La qua dentro, mi sa. È proprio gommosino, Ale. Avevi ragione. È bellissimo. Lo specchio con la conchiglia. A tema. No, attenta Siregatta. Tranquilla, volo io. Per fortuna, è vero, hai ragione, Siregatta vola. Eccola qua, ve la mostro da vicino. E quanto è pucciosa. Avanti, dietro. Qua abbiamo anche il codice. C'è il codice. La maschera. No, da mettere per andare a fare il bagnetto? Ah, ma non sta Gabby, secondo me devi sì, metterlo a Siregatta. La maschera di bellezza. Con tanto di cetrioli? Sì, sì. Non ci posso credere. Stupenda. Ma che forza di pucciosità. È quello è un sapone. Ah, ah, sì, un profumo. Ah, ci sono, è un profugatto. È un profugatto. E vai, un profugatto. Dovete trovare tra tutte queste quella che non ha niente, papà. Questa viola, la prima, la più vicina mamma. A me. Questa qua. Miam, 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 miam. Nessuno dei due. Veramente? No. Allora riproviamo. Ok. Vai. Allora. Sentite. Sì. Sono piene. Quella rosa. Quella azzurra. Oh. Ha vinto la mamma. Come? Yes, per una volta. Ma no, perché era del suo colore. Guarda, aveva anche il QR code. Miam, 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 miam. Bene, adesso dovrei aiutare Mati a trovare l'ultima cosa che è nascosta in questa stanza. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Certo che è sotto il cuscino. Sotto il cuscino. No. Gabby in persona. In bambola. Eh beh, certo, perché nella casa delle bambole vuoi che non ci sia la bambola di Gabby? Giustamente. Giro di scatola. Ciao, io sono Gabby. Ciao, io sono Gabby. No, sono io Gabby. No, sono io. Dove sei? Sei piccola. Gabby, mettetevi d'accordo. È bellissima anche questa grande. Vediamo ragazzi. I confronti. Tutte e due si possono sedere per bene. Sì, e muovere le braccia. Tutte e due braccia in avanti e braccia indietro. Sì. Possono fare ginnastica. Vestiti. Sì, qua si vede bene la zampina. Sì, qua è bianca però. Il jeans è un po' più scuro. Ma sì. I capelli sono meravigliosi, Mati. Sono belli. L'attrice che fa Gabby ha dei capelli veramente favolosi. Sì, ma io ce li ho meno sparati. Il tuo vantaggio è che non ti spettini. Sì. E poi parliamo del cerchietto orecchietto. Hai visto che si stacca? Si stacca, ma la cosa bella è che quando tu lo metti hai i gancetti e anche qua il pettinino. Così il pettinino, così non si stacca, che sennò spesso i cerchietti cadono nelle bambole. È vero, tu hai solo il pettinino. Sì, però sei schiacciabile.
Yeah. E così si fissa e non va tanto in giro. Oggi ti schiacceremo tutto il giorno, lo ragazzi, sai, Ale? Non dirmi che arriva la sfida finale. Cioè, allora, li dovete infilare. E chi è il primo che fa cadere uno, perde. Ale, inizia tu, vai. Va bene. Impila le gatto scatoline. Guarda. Gabby fa da spettatrice. Anch'io faccio da spettatrice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo se ce ne sono altre. 7, proveremo l'impresa impossibile. Ah, 2, tutta. 4, 6, 8. Sì. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, brava. La mamma ce l'ha fatta perché fino a 10. 5. Papà, qua 5. È un po' stabile. Ma tranquilla, la tecnica della torre è un po' così si chiama. 7. Dopo questo ti aiuto. 8, grazie, vedi che ho l'aiutante. Com'è che la mamma contava adesso? Velocissimi. 7. Ci siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, credo che abbia vinto la mamma! Attacco abbraccio! Andiamo a contare più piano, mamma! E ora ragazzi, è arrivato il momento di scegliere la stanza preferita della casa delle bambole di Gabby! Allora... Cosa dice, signorina? A me piace, si rigatta solo per la tendine, per la vasca, per i tanti meccanismi. Guarda, addirittura lo specchio gira e qua vedete c'è anche la medusetta gattina, la medugatta. La cuscigatta, tenerezza totale. Io invece sono con Mati e voto per il bagnetto di Siregatta. E voi ragazzi, fateci sapere sul nostro profilo Instagram GBR qual è la vostra stanza preferita. E se questo video gatto ragazzi vi è piaciuto, mettete un po' di gatto! E non tirate la coda al gatto sbagliato quando andate in bagno. Aia Gabby! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Miau!